Presentato. Allora, questo è il terzo bilancio consecutivo in cui l'azienda farmaceutica chiude in utile. È un risultato che noi, già come avevamo detto l'anno scorso, consolida un cambio di gestione e soprattutto un miglioramento netto dei risultati operativi che la gestione stessa dell'azienda ha procurato, puntando però in modo particolare l'attenzione e l'accento su due elementi. Il primo elemento è che il nostro margine operativo, quello che definisce ed evidenzia appunto la buona gestione, il buon andamento, quest'anno rispetto all'anno scorso è nettamente superiore, raggiungiamo gli 80.000 euro, quasi gli 80.000 euro, migliorando di oltre 60.000 euro il risultato dell'anno precedente. Ma soprattutto l'elemento chiave di questo bilancio è il fatto che in quest'anno, nel 2013, noi abbiamo gettato le basi attraverso investimenti, attraverso attività dedicate, tempo dedicato da molti anche collaboratori dell'azienda stessa, a gettare le basi, dicevo, per il futuro della farmacia, non solo ipotizzando un futuro particolare per le farmacie comunali di Terni, ma soprattutto volendo essere tra i primi a gettare le basi di un nuovo modello di farmacia, una farmacia di servizi di cui da tanto tempo ormai se ne parla, ma pochi sono gli atti concreti in giro per l'Italia che hanno definito appunto la farmacia dei servizi. Noi vorremmo, e ripeto, abbiamo già cominciato a investire in questo senso nel 2013, vorremmo realmente creare da qui a qualche mese, o meglio l'azienda dovrà creare da qui a qualche mese, quelle che sono le basi definitive, definite per il futuro.